fossero coi cerchi sulle buste della strada. Quando io compravo il fumo tu riempivi i fogli della smemorata. Tutto ciò che mi riguarda da motorino senza targa, ma questi per uscire in strada a prendere la bamba vendono la mamma. Scusa ma è la verità. Sono Claver Gold, faccio il rap, un certo tipo di rap che è quello che ci piace fare, con quello con cui ci piace lavorare e andare avanti. Faccio parte di un'etichetta discografica che si chiama la Glory Hall, che è stata fondata diversi anni fa, con cui siamo usciti già con diversi prodotti, tra cui Tarassaco, Mister Nessuno, Melograno, fino ad arrivare a Requiem, che è il mio ultimo disco uscito a fine novembre con Glory Hall. All'interno ci sono diversi featuring, collaborazioni, e è un disco che vi consiglio. Questo è un pezzo di Requiem, pezzo sull'Alzheimer. Chissà se ti ricordi ancora di quel giorno che distratti che ci siamo avevo dei ricordi che non riuscivo a buttare fuori, e quindi l'unico modo per tirarsi via questi pesi da dentro era scriverli. Quindi dico sempre che scrivere in questo modo è una sorta di autoanalisi, è un flusso di coscienza che ti aiuta a superare dei traumi o dei drammi che hai vissuto nel passato. Quindi una volta che poi li scrivo mi sento molto meglio. Penso che adesso la musica hip hop non può essere neanche più chiamata musica hip hop. Si usa il rap come mezzo di comunicazione e si fa musica al di fuori dell'hip hop. Quindi si usa il rap per fare musica, ma non si è appartenenti alla cultura hip hop. Quindi io volevo fare un disco che ritornasse un attimino indietro con i tempi. Quindi può suonare anacronistico, ma è quello che volevamo. Volevamo riportare il rap al classic, alla Golden Age, per ricordare anche alle persone il valore della cultura hip hop e non solo del rap, e per riuscire a spiegare che l'hip hop è qualcosa di più di soltanto musica. È qualcosa con cui siamo cresciuti, è qualcosa che ci ha formato, non solo artisticamente, ma anche umanamente, come sottocultura, come modo di vivere. Quindi volevamo fare questo disco con i beat boom bap classic, e è quello che ci piaceva fare e ci siamo riusciti. Allora, qualcosa è stato studiato con West, appunto per suonare un pochino classico, come l'intro che si sente, che suona molto classico, però inteso come musica classica, non come rap classico questa volta. E sì, poi partendo dal concetto di Requiem, prendendo spunto dal lavoro di Mozart, anche dalle scritture, ci siamo un pochino ispirati alla musica classica. Anche l'estetica della copertina si rifà alla musica classica. Quindi sì, c'è in generale un po' tutto il concetto che vuole un ritorno al classico. Con Murubutu ci siamo incontrati tanti anni fa, l'XM24, che dovevamo fare una serata insieme. E io sul manifesto ho letto Claver Gold e Murubutu, però non sapevo chi fosse. Allora chiedo a Chiodo, il ragazzo di Fuoco negli Occhi, gli faccio: guarda, chi è sto ragazzo con cui suono insieme questa sera? Mi fa: guarda, è Murubutu, ascoltatelo che ti piacerà sicuramente. Lui era appena uscito con il giovane Mariani, Altri Racconti, e poi da lì, vabbè, siamo iniziati a sentire, abbiamo iniziato a collaborare, e adesso siamo amici, ci scriviamo spesso, siamo proprio amici. Beh, alcuni eravamo già amici e conoscenti, altri invece li ho dovuti cacciare un pochino perché alcuni featuring sono stati difficili, ovvero
cioè avere una strofa di Bean non è semplice, nel senso non è uno che Luca non è un ragazzo che ti fa una strofa tanto per fartela, quindi se l'ha fatta è perché credeva nel progetto e nel lavoro che stiamo facendo, quindi io sono veramente onorato di questa cosa. Anche con Gemon ci siamo sentiti, non ci conoscevamo bene, ci siamo sentiti, l'ho ospitato giù da me un paio di giorni, siamo chiusi in studio, è stato molto, molto bello. Gli altri con Fibra eravamo in contatto, con Fantini ci sentiamo sempre, con Shorty ci eravamo appena conosciuti. Però in generale sì, era tutta gente che conoscevo e con cui ci si scambiano opinioni di musicali. Dice questa, la produzione è magnifica. Beh, con DJ West siamo più che altro amici. Cioè, collaboriamo sempre insieme, ma siamo amici da tanto tempo e probabilmente questa sinergia si crea appunto perché siamo amici. Vengono fuori delle robe magiche, abbiamo molto tempo per pensare a quello che vogliamo fare, anche quando usciamo la sera si parla di rap, di beat, di cose così, quindi è un grande amico oltre ad essere un grande produttore. Sì, mi piace leggere, mi piace ascoltare musica un po' di tutti i generi e sì, sono stato sicuramente influenzato dai cantautori italiani, soprattutto da Vinicio Capossela, Rino Gaetano, poi vari De André, via dicendo, però più che altro Capossela, Vinicio Capossela. E invece come letture sono molto legato alla letteratura classica, quindi ai classici italiani, Svevo, Calvino, Montale, che sia, ma poi dipende dai periodi come nella musica, magari sono periodi che leggi libri molto complessi e ascolti musica senza parole, ed altri che leggi libri semplici e ascolti musica complessa, quindi è un po' contrappasso. Sì, allora la mia terra inteso come marchigiano, ma non tanto, soprattutto come provincia, come Ascoli Piceno, San Benedetto, il fatto di vivere in cittadine piccole influenza molto il mio modo di scrivere e di vedere gli avvenimenti e di vedere le cose. Quindi sì. Le piccole province ti aiutano un attimo ad uscire fuori, a capire la mentalità delle persone, a conoscerle meglio, a entrare in contatto con tanta gente da più vicino, quindi creare empatia con tutta la cittadina invece che soltanto con il quartiere quando magari vivi in una grande città. Perché poi la grande città si trasforma in quartiere, nel senso tu poi esci, se a Milano, esempio, esci e vivi il tuo quartiere come se fosse una piccola città, tanto vai sempre a fare colazione nello stesso bar, è quello, quindi la grande città trasforma il quartiere in provincia, la provincia la vivi totalmente. Adesso le cose stanno un attimino cambiando, ma stavano già cambiando da tempo. Bologna è stata sicuramente la capitale dell'hip hop italiano, adesso un pochino il marketing più che altro si è spostato verso Milano, quindi tutti gli artisti si spostano automaticamente a Milano per comodità e per contatti. Anche perché l'hip hop è cambiato e automaticamente sono cambiati anche i modi di vivere questa cultura. Le ultime volte a Bologna comunque abbiamo sempre respirato un'aria molto rap ed è una cosa magica che secondo me si respira in poche altre città d'Italia. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi com'è stato. Ora
ora che la vita ci ha tradito. Beh, io mi sono avvicinato all'hip hop intorno al 98-99 come writer. Poi in seguito con degli amici si faceva freestyle nelle rue di Ascoli Piceno, che è la città dove sono nato, e c'era molto questa tradizione di scendere, fare beatbox, freestyle. Quindi poi c'erano tutti che lo facevano, i ragazzi, allora una volta così con il mio amico ho detto vabbè, buttiamoci anche noi, e da lì abbiamo iniziato a fare i primi freestyle. E abbiamo continuato per molto a fare freestyle. Per scrivere i primi testi è passato un po' di tempo, e comunque sì, intorno al 2000, ma grazie al freestyle ho iniziato poi ad avvicinarmi alla scrittura e alle tecniche di scrittura, il flow e robe così. Sì, guarda, per chi volesse iniziare, beh, dico di non prenderla come un lavoro innanzitutto, di non avere il sogno di voler diventare rapper come negli anni 90-2000 si voleva diventare calciatore. Cioè il rap e la musica è una cosa che nasce da dentro e che dovrebbe venire fuori automaticamente, quindi non puoi inventarti rapper da un giorno all'altro, e ci vuole, per chi vuole iniziare, ci vuole veramente tanta passione e tanto sbattimento, girare, conoscere e soprattutto capire la cultura, ascoltare i consigli, ascoltare i rapper americani, e poi mettersi al lavoro con molta dedizione, però se ce la fate poi è un lavoro magico. Mi tiri su una mano, Modena, per mio fratello Vintaga, capito? Non mi vedo convinti, su. Allora, un mega saluto per Rap Advisor, grazie ragazzi, è stato un mega piacere, ci vediamo alla prossima. Allora, Mike, facciamo l'ultima.